C'è stato un brutto incidente qua dietro. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova giornata a San Francisco. Grandi cose ci aspettano oggi, ma adesso dobbiamo andare a scuola. Come al solito sono in ritardo. Ah, you are from Japan. Where in Japan? Ricreazione. Ho fame. Hot cocoa. Cranberry cream cheese. How much? È come una cheesecake ma sulla pasta sfoglia. La lezione è finita. In ogni caso, vuole aspettarmi a scuola. Ci sta lui. Sta facendo il giro del mondo a piedi. E quindi ho detto, va bene, incontriamoci. È italiano, avevo detto di non uscire più con italiani. Però faccio un'eccezione perché sta facendo una cosa molto figa. Penso. Parla in inglese, se vuoi parliamo in inglese. Possiamo parlare in inglese. How's it going? Your English. Good. Thank you. Inoltre oggi qua a San Francisco presentano l'iPhone X. Se lo sapevo prima magari riuscivo a trovare un modo per imbucarmi, perché io trovo sempre un modo per imbucarmi nei posti. Dato che lui c'ha gli agganci siamo andati al ristorante italiano, perché Umma Umma conosce lo chef e quindi adesso entriamo anche se è pieno. Siamo qua con Mattia. Raccontalo. Io nel 2014 sono partito per il giro del mondo a piedi, ma non a piedi, zaino in spalla, a piedi camminando. Con la carriola, diciamo. Con la carriola, con un passo. Io lo chiamo il carretto, che tra l'altro si chiama Charlotte, ha un nome. Dal mio paesello, Savigliano, provincia di Cuneo, sono arrivato fino in Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda ho avuto qualche problema dopo circa 12.000 km. Quanto tempo? Un anno e mezzo circa. Sono tornato in Italia un anno e mezzo perché ho avuto questi problemi. Ho scritto un libro e adesso sono ripartito da Vancouver, sempre verso sud, e vado fino in Patagonia, quindi ancora un anno e mezzo. Bene, che voi sapete che io ero pazzo quando ero piccolo, che facevo gli scout, volevo essere uno spirito libero, avevo deciso che volevo viaggiare il mondo a piedi e lui lo sta facendo, io non lo sto facendo. È bello sapere che la gente fa le cose che io pensavo che... Vabbè, avete capito insomma. Abbiamo optato per una pizza con burrata, che ci dividiamo. Io ho preso anche una bruschetta con burrata e miele, non ho capito. Bruschetta, burrata, noccioline. Enjoy. Grazie. Grazie a voi ragazzi. Assaggiamo questa pizza con burrata. Sono rimasto qua per altri 2 mesi. Ho sfruttato l'occasione per far venire anche un altro ragazzo italiano. Ciao ragazzi. Ha preso la pizza, ora gli rubo una fetta. Era molto buona quella con la burrata. Dato che Mattia mi ha offerto il pranzo, andate tutti a iscrivervi al suo canale. Link in descrizione. È il mio unico modo per ripagarmi dal pranzo. Ok ragazzi, se volete mangiare un italiano abbastanza buono e abbastanza economico qua a San Francisco, andate a De La Rosa, a Market Street, altezza Powell. Io ho un dubbio però. Quando cammini? Quante ore cammini? Dalle 10 alle 12 ore incluse le pause. Ma la domanda è, che fai? Penso. Pensi? E studio tanto in cuffia. Ah, c'hai audiolibri? Audiolibri, podcast. E riesci a concentrarti anche se cammini? Molto di più, e studio anche molte lingue, tipo cinese. Il tempo lo ottimizza alla grande. Ho un'altra domanda. Per me? Perché se viaggi il mondo a piedi siamo in macchina? Perché comunque io quando mi fermo non c'ho voglia di camminare. Cammina fino a San Francisco, poi San Francisco c'è la panza. Stiamo andando a Sausalito, che è una città, una zona alla fine. La chiamano la Portofino di San Francisco. È dall'altra parte del ponte di Golden Gate Bridge. E oggi mi sono mangiato 2 bruschette con la burrata, metà pizza con la burrata, un'altra metà pizza da lui, alla fine gliel'ho scroccata. È tutto grigio, ai lati, davanti a me, non c'è niente. Mi ha portato in questo posto che teoricamente è un posto panoramico. Adesso è come vedere un cartoncino grigio. Ci sono le nubi che ci attraversano. Non si vede niente. Che bello il Golden Gate là, è fantastico. Lui in Australia è stato 19 giorni nel deserto. Quindi avevi tutte le scatolette nella carriola? Sì, tonno, fagioli. Quindi per 19 giorni? No, 19 giorni non mi sono lavato. Sono stato 3 mesi. 3 mesi nel deserto? 3 mesi. Come hai fatto a sopravvivere? 50 km al giorno di media per andare più veloce. 3 mesi nel deserto? Il deserto più arido del mondo. Ti lasciano soldi, acqua, chi passa coi caravan. Quindi c'è qualcuno. Qualcuno viaggia. Diventi matto, esci fuori di testa e parli da solo. Ora siamo a Sausalito. C'è di nuovo il sole. Ok. Da quelle parti là c'è Alcatraz e laggiù ci dovrebbe essere San Francisco. La macchina è uguale a quella italiana o è diversa? Guarda che siamo in gangsta qua. Quindi...
Tra l'altro non posso mettermi in copertina che guido, se no penso che un altro clickbait. Sai, con la Jeep non serve la chiave, Mi porti verso San Francisco? No, 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 allora facciamoci un giro a San Salito. A San Francisco mi rifiuto. Non ci fermiamo, andiamo di là? Per un dosso, non l'ho vista. È fuori fuoco? Sì, vabbè. Posso dire di aver guidato per davvero a San Francisco? In America. Quindi ufficiale, niente foto per Instagram. Troppa nebbia. Siamo andati a Pier 39. 30. Guardate un po' il negozio per i mancini. Potere ai mancini. In realtà non so bene quale sia la differenza fra una tazza per non mancini e una tazza per mancini. A me sembrano uguali. Le forbici pure. Ci sono anche le cose da provare. Ah, hi. Hi. No, ci tutto. Il tipo che stava salutando davanti alla fotocamera era di Los Angeles e stava qua insieme alla ragazza, la moglie. E mi ha chiesto cosa fai, perché stai registrando. E io ho detto sono uno youtuber. E la moglie gli mi ha detto anch'io sono uno youtuber. E io ho chiesto cosa fai, e le faccio animazioni. Cavolo, anch'io, l'hai fatto figo, fammi vedere il canale. E è uscito fuori che sono videomaker di Los Angeles. E io gli ho chiesto, ma lavorate per Hollywood? E loro, sì, l'avevo per Hollywood. Di fotocamera. Non ho ripreso niente. Si è dimenticato di fare lo youtuber. Quando stai in viaggio, quanti vestiti porti? Due magliette, due pantaloni, due paia di mutande, due paia di tutto. E quando li lavi? Non li lavo. Sì. No, ci sta. Una volta che è sporcato, non è che si può sporcare di più. Grazie Mattia per avermi accompagnato a casa e per la pizza di oggi. Prego, è stato un piacere. Ragazzi, mi hanno rifatto la stanza. Non me lo aspettavo. Speravo di arrivare in stanza e iniziare subito a montare, ma ho troppa fame. Penso che me ne scappo un secondo da Chipotle. Chipotle, one bowl, brown rice, black beans, chicken, queso, sour cream, cheese e guacamole. Smash guacamole su carro. Sono passate due orette. Passiamo alle spese di oggi e chiudiamo la giornata. E poi finisco di montare. Oggi ho speso pochissimo perché Mattia mi ha offerto tutto. In ogni caso, oggi ho speso 7 di merenda e $15 di cipotle. E basta, con in tutto $22. Comunque ricordate, ogni volta che faccio le spese, che i dollari non sono euro, valgono un po' di meno. Quindi quando dico $22, in verità sono tipo 18 euro. In ogni caso vi abbandono, vi lascio in descrizione il link al canale di Mattia. Commentate qua sotto con quello che ne pensate e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Non mi interessa che mi dite che devo trovarmi un saluto finale per essere simpatico. Io non sono così. Se vi piace il video, non è che cosa vi cambia, volete che mi... Ciao!